Sono Massimo Bagnoli e sono il presidente del gruppo CDS, un gruppo CDS che è il primo network nato in Italia. Lo diciamo con un po' di orgoglio perché la longevità nel nostro mestiere non è che sia così scontata. E mi occupo di trasporti praticamente da quando sono nato, sono amministratore unico di un'altra azienda che è affiliata al gruppo CDS e sono anche il presidente della FIAP, che è una federazione nazionale di autotrasportatori. Il momento di maggiore difficoltà è stato lo start-up, perché nel 1992 parlare di network, parlare di contratti di rete, si correva il rischio di non essere ascoltati da tutti. Chi ha creduto in questo progetto oggi ne ha sicuramente dei benefici, e la difficoltà proprio è stata quella di riuscire a parlare il medesimo linguaggio tra aziende che prima si vedevano come concorrenti. Oggi siamo diventati partner, siamo affiliati a un unico gruppo e questo ci ha reso più forti, quindi siamo anche nei confronti del mercato, pur essendo 70 aziende piccole, siamo comunque 70 aziende forti messe assieme. E crediamo che il nostro modello di business sia un modello vincente, un modello che si possa ripetere, anche perché dà speranza e voce ad aziende piccole che in questo momento, probabilmente in questo mercato, sarebbero di difficile collocazione.